calcoli, disegni meccanici, calcoli, perché c'è una novità. Intanto abbiamo preso questa vecchia scrivania, che è fighissima, è proprio la morte sua, ci entra perfettamente, e infatti qua ci ho già messo gli strumenti, ma è una cosa temporanea perché caccia la miseria, perché va sistemata, probabilmente toglierò questa formica che si sta scollando e la farò di un colore diverso, va pulita, va rimessa a nuovo, va bene. Ho il televisore in mezzo al cazzo, d'accordo, ci può stare, magari poi lo metto qui sopra, va bene così, ok. Ma la cosa molto interessante è che questo troiaio si trasformerà in un bancone da lavoro, anzi in un banchino da lavoro realizzato con questa splendida porta che il mio amico Giuseppe mi ha fatto notare che è molto bella se viene lavorata come si deve. E c'ha ragione, perché questa ce l'ho dalla notte dei tempi e si vede, mentre la Capitaneria di Porto sul canale 16 si diverte. Veniva utilizzata con questi cavalletti, che sono molto robusti. Infatti l'ho usata quando ho montato queste lampade, per salirci sopra. E se io levigo questa tavola, viene fuori un legno che ha un colore pazzesco, perché questi sono anni e anni di lavori fatti su questa robusta tavola. Veramente robusta. E quindi l'idea è: si prende questa tavola e si fa una struttura per renderlo un tavolo da lavoro su cui metterò probabilmente la smerdigliatrice angolare, che è una smerdigliatrice, il trapano è in colonna, il trapano a colonna, in colonna, e probabilmente ci metto anche questa piccola morsina per fare piccoli lavori. La metto qui. Qui, al posto di questo tavolo del cazzo, il Vevor che fine farà? Non lo so, probabilmente lo sospenderò, glielo appoggerò di sopra per ora, vedremo. Ma l'idea è di fare un tavolo realizzato con questa superficie che sarà molto bella. E quindi qua facciamo una U, immaginate una U con i piedi di profilato di ferro, una parte così di profilato di ferro e l'altro piede di profilato di ferro da una parte e dall'altra. Poi nella parte dei piedi in alto, diciamo dalla parte bassa, ci andrà un altro profilato così e lo stesso di là, e al centro una traversa, traversa poggiapiedi all'incirca come questa più o meno. Quindi il disegno è così, verrà fuori una struttura così. E dai calcoli fatti, con i piedi di 74 cm, le traverse di 45 e la parte centrale di 107, io devo semplicemente acquistare e farmi tagliare tre profilati metallici da 3 metri e mi ottengo tutti i pezzi necessari, che poi possono essere avvitati qua, questi, questa parte la avvito qui. Questi, il problema sarà poi collegarli qua, ma si vedrà, perché collegare questi così si vedrà. Questi probabilmente andranno saldati, non lo so, però intanto io mi procuro il ferro, poi si vede. Poi la parte trave, questa qua, mi piace molto questa idea, sto andando immediatamente a recuperare il ferro, serve il ferro. Così che cazzo riprende? Beh, così potrebbe essere buono. Forse questa è la volta buona. Thank you.
Il metallo. Il metallo. E poi andiamo a ridere. Eh già. Non abbiamo più limiti. Ora possiamo anche saldare il ferro. Il ferro. Saldare il ferro. E torniamo nella nebbia. Torniamo nella nebbia. Nella nebbia più buia. Con la consapevolezza che questo è uno stronzo che mi sorpassa, mentre qua c'è un ostacolo. Stronzo! Sei stronzo! Avverrà presto la devastazione. La devastazione. La devastazione. La devastazione. La devastazione. Ora io mi sono detto, io non ho un piano metallico su cui appoggiare i pezzi per fare da massa quando si fa la saldatura. Quindi mi sono inventato questa cosa. E quindi i pezzi li metto così e li tengo premuti da una parte metallica che fa da massa tra tutti e due. Quindi mi attaccherò qua e poi mi attaccherò al ca... Ma prima dobbiamo fare una cosa molto importante. Dobbiamo fare l'unboxing di questo, di questa roba. Abbiamo un oggetto di tortura. Abbiamo della manualistica dei plastici, non dei vetri, ma dei plastici. Abbiamo un elmo. Attenzione, abbiamo un elmo. Dobbiamo capire cosa farci. Abbiamo della plastica da mangiare. E poi abbiamo questa, che a quanto pare è la macchina in questione. Abbiamo questi strumenti. Oh, che bello! C'è pure questo, guardate. Questo lo volevo comprare, invece c'è già. Ah, bene, così non c'è bisogno che metto in squadra qui, come ho fatto con la squadra, ma ci metto questo, vaffanculo. Ok. Poi abbiamo la spazzola a martelletto. Una roba inguardabile in plastica. Poi c'è un altro manuale del polistirolo e questa scatola che getteremo. Io non ho mai usato un macchinario così. In generale non ho praticamente mai usato una macchina per saldare. L'ho usata nel 2006, ci ho fatto delle saldature discrete, ma era una macchina di 40 anni fa, pesava 18 tonnellate. La tecnologia di questo oggetto è incredibile, perché c'è questa cazzo di cosa qua che praticamente tu vedi attraverso, ma se gli mandi della luce, e io adesso non ce l'ho, vediamo. Ecco, vedete? Qua metto una lampada così, ecco la lampada, ma praticamente se gli arriva la luce, pam, automaticamente, vedete? È fantastico. Quindi è così,
luce, tacchete, la luce se ne va e si riaccende. È incredibile, è una tecnologia fantastica. Possiamo guardare? Ecco, vediamo. No, questo non è abbastanza. Invece sì. È veramente una tecnologia meravigliosa. Comunque adesso questa va montata. Allora, immagino che questo vada così. E ovviamente è stretto come la merda, perché io ho il testone di cazzo. Ah, guardate, posso proprio stringerla. Wow, che figata. Poi questo, chissà se si toglie così. Vediamo. Io non so se questo lo devo levare. Oppure questo va messo così e basta, no? Questo va proprio smontato. Ah, ecco. Questo si è tolto. Quindi va messo. Come cazzo l'ha messo? Ecco, questo l'ha messo così. Non si capisce un cazzo. Ma qui va tolto tutto. Ma non è possibile. Va bene. Per non romperlo, leggerò il manuale. Perfetto. Non spiega assolutamente un cazzo, quindi io la regolo così e proviamo. Ok, spariamo. Cosa non serve un cazzo. Molto interessante. Perché io ho dato lo sbaffo? È che se uno la vede così dice wow, fatta bene, poi toglie. Infatti non ha attaccato niente.
Ok, ora è enorme. Uno schifo. È uno schifo. Uno schifo è scotta. Porcaccio di... Vi dirò che non sono proprio così schifo, cioè fanno schifo, però tengono, che è la cosa importante. Basta che tengano. Bene, io procedo. Me ne fotto e procedo. Bravo, bravo me stesso. Adesso qua succederà un macello. Perfetto, caduto il flex, spaccato il disco. Orco. 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 Porco. E se non attacca, non attacca. Non prende. Uno schifo, ma va bene. È stato un olocausto, ma alla fine abbiamo realizzato il supporto per ciò. Ma adesso dedichiamoci alle cose serie. Perfettamente davanti. Dio. Un meraviglioso trapano a colonna, meraviglioso. Gioia di vivere. E ovviamente non ci passa. Dio. Perfetto. Perfetto. Maledetto. Ok. Va bene. Hai vinto tu? No. Ho un po' d'olio, vaffanculo adesso. Ho saldato il saldabile.
ho provato il montaggio, va bene, e ho passato questo orripilante antiruggine bianco, ma poi questo diventerà nero e quindi me ne sbatto, però va bene, adesso deve asciugare e mi sa che il ventilatore glielo sparo addosso, così probabilmente asciugherà un po' prima. E poi si tratterà di rendere questo un po' più migliore. E con una sapiente sbombolettata, ecco la struttura finita. E devo dire che è venuta veramente bene. Fantastica. Non vi ho mostrato la levigatrice a nastro in funzione su questa tavola, su questa superficie, su questa porta, perché l'ho fatto fuori, altrimenti qua si sarebbe riempito nuovamente tutto di un inferno di polvere. Però devo dire che è venuto esattamente come volevo, con questa superficie grezza che ancora va rifinita, con queste macchie lasciate appositamente, perché questa è la storia di questo pezzo, di questo oggetto qui. E verrà molto bello. Adesso sto consolidando alcune parti con la colla e ci sono i morsetti a tenere tutto, e domani, hopefully domani, dovrei poter cominciare a lavorare sulla superficie e passare un turapori, un flatting, dopodiché levigare ad acqua, ripassare una verniciatura, levigare di nuovo ad acqua, ripassare, in modo che questa superficie diventa liscia, perché il turapori tura i pori, è fatto apposta, si chiama turapori perché tura i pori e tira su tutti i peletti dal legno che poi vengono levigati, poi tu lo passi di nuovo, lui tira su altri peletti, magari altre imperfezioni, tu lo levighi con acqua e viene fuori una superficie bella liscia. Non so se stuccare queste fessure oppure no. Non sono sicuro, però mi piace molto e per adesso è appoggiata lì perché non so dove cazzo metterlo. Però questo tavolo da lavoro andrà qui e terrà temporaneamente la stufa, il riscaldatore diesel della Vevor, terrà il trapano a colonna, il trapano a colonna, e probabilmente terrà anche quella levigatrice lì, quella smegliatrice angolare del cazzo, che non è una smegliatrice angolare ma una smegliatrice da tavolo. E boh, chi lo sa, questo non ho idea. Comunque ci entra quasi perfettamente, c'è 2 centimetri di qui ma me ne sbatto. Soprattutto mi piace molto perché ha carattere, ha molto carattere. Questa idea me l'ha data Giuseppe, che saluto. È stata un'idea sua, mi ha detto: ma perché non prendi questa cosa e la trasformi in un tavolo, che è bellissima, cose così non le fanno più oggi. E in effetti questa era una porta, una porticina, veramente un sandwich di pezzi con incastri eccetera, fideli incastri. E c'ha ragione, perché è bella, ha ragione, viene fuori una cosa bella. Stuccato con lo stucco, che insomma, vabbè. Un consiglio: non comprate mai queste merdose pinze di plastica, perché come vedete si spaccano, sono delle merde cinesi. Non volendo generare polvere,
E adesso la magia. La magia di un turapori acrilico vecchio come il cucco, che però farà il suo sporco e porco dovere, il suo porco dovere, e cioè quello di macchiare le nostre magliette. Morirò. Turapori a base di acqua. La necessità del turapori, che vi dirò è un po'... va diluito. Ecco. Ed ecco che è stato passato il tusaposi e lo facciamo asciugare velocemente, diciamo così, sfruttando la stufa Vevor che butta fuori aria calda e quindi questo coso si sta asciugando e dopo si potrà carteggiare. E dopodiché ho deciso che userò il flatting fine di mondo, la vernice più bella che io abbia mai avuto tra le mani. Ed è questa. Per imbarcazioni robustissima. E ho fatto una prova qui. Non si è ancora asciugata. Quindi temo che ci metterà un po' ad asciugare, purtroppo. Però questa sarà l'ultima finitura. Eh sì, rimane ancora un po'. Non so. Niente da fare, non potrò usarla. Ed è un peccato, perché è passata già un'ora al calore ed è ancora appiccicosa. E io mi ricordo che l'ultima volta che la provai questa vernice era stata appiccicosa per una settimana. Probabilmente perché è estremamente vecchia. E quindi l'ho diluita con del diluente nitro, ma... non basta, il diluente è evaporato e la vernice è rimasta lì. E anche dove sembra asciutta, tipo qui, è ancora appiccicosa. Quindi no, a me il tavolo serve, mi serve in fretta, dovrò procurarmi un flatting, una finitura, possibilmente a base acquosa, non so, un polimero, qualche cosa. Che però asciughi in fretta, perché mi sono rotto i coglioni. Sempre vento e nuvole basse sull'orizzonte qui. Che paesaggio strano. Ma vai a fare in culo. E alla fine ecco per cosa abbiamo optato: flatting marino all'acqua, in colore lucido, in colore lucido, asciutto al tatto in 30 minuti, 2 ore tra due strati, si passa in 3 mani, io gli ho dato una mano e vi saluto con l'altra mano, perché adesso bisognerà aspettare
e quindi lui si passa e va a fanculo, poi magari si leviga un attimo e poi si ripassa, però io spero che venga fuori lucido e carino e simpatico come deve essere. Mi piace molto. Ultima mano perché mi sono rotto i coglioni, ma adesso lo facciamo asciugare e basta. E basta perché il cazzo si è rotto. Com'è finita? È finita che di là c'era il tavolo di scuola, il banco di scuola con la Q e la H. E l'ho messo di qua. Perché? Perché il tavolo che doveva essere il tavolo da lavoro è venuto così bello che ho deciso di metterlo qui in cucina, nella cucinetta dell'altra stanza. Questa è la cucinetta, la scala è qui temporaneamente, ma come vedete il tavolo è venuto talmente bello e occupa praticamente lo stesso spazio e casualmente a filo con la cucina IKEA ed è perfetto. Per cui l'ho messo qui, devo dire che è venuto veramente bene. Io qua ho messo 4 stronzate sul tavolo giusto per metterle sul tavolo. Questo è un manuale di sono appunti di una qualche scuola militare di radiotrasmissioni e non so esattamente di che cosa si tratti, però segnali morse. Ci sono alcuni segnali morse, ma poi si va a messaggi di vario tipo. È veramente interessante. Se voi avete idea di cosa si tratti, qualcuno di voi che ha fatto il militare nelle telecomunicazioni, sono appunti scritti con la penna stilografica, quindi sicuramente anni 50, anni 60. Molto interessante. Se qualcuno di voi sa che cos'è questa roba, me lo faccia sapere, perché poi c'è anche, ci sono dentro anche alcuni moduli come questo. Quindi, che dire, il tavolo è finito, è perfetto, è solido, è venuta una finitura così che non è proprio liscia liscia, ma l'ho lasciata così. Perché? Perché a un certo punto, come dicevo e come si immagina, il cazzo si è rotto, però è venuto veramente bene con questi segni, comunque è stuccato, è perfetto, è perfetto, è come lo volevo, è venuto veramente bene. E grazie per aver visto questo video assolutamente inutile su come ho realizzato un tavolo imparando a saldare il ferro. Anzi, in realtà non ho imparato a saldare il ferro, perché come avete visto sono delle saldature orripilanti. Se avete consigli su come si salda, fatemelo sapere. Io intanto qua ho costruito il soppalco, ho preso questa scala che è perfetta, quando non è in uso si leva dal cazzo, si mette per esempio qui, ecco, io la metto qui, vaffanculo, posso farmi il caffè e forse adesso mi farò un caffè.